padre aveva due figli che amava tanto. Un giorno il più giovane gli disse: padre, dammi la mia parte di eredità. Voglio andarmene di casa. In poco tempo sprecò tutto e fu costretto a lavorare con i maiali, ma poi, pentito di aver lasciato il padre, tornò a casa. Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre, quando lo vide, lo abbracciò. Il padre ordinò ai servi: presto, porta quel vestito più bello, rivestilo, mettilo nella lieta e calzare i piedi, ammassa il vitello grasso e facciamo festa. Ecco, signore. Il fratello maggiore mostrava gelosia nei confronti del fratello. Padre, perché possiamo far festa per lui e non per me? È giusto far festa per questo mio figlio che credevo perduto e ritornato a casa. Il significato di questa parabola è che il Signore perdona sempre. Ma non possiamo giocare a qualcos'altro? No! Vogliamo! Datemi tutte le penne! Torna subito qui! Mi dispiace, ero nervosa e arrabbiata. Ti perdoniamo! Però ci ha rotto le penne. Eh già, ottima osservazione! Ve ne ho comprate altre nuove. Che bello!